Una tragedia ha scosso San Pietroburgo in Russia quando un autobus di linea improvvisamente sbandato, precipitando nel fiume Moika dal ponte su cui viaggiava. Le prime informazioni indicano che circa 20 persone erano a bordo con almeno 4 vittime confermate. I soccorsi sono stati prontamente mobilitati per recuperare i passeggeri coinvolti nell'incidente. L'evento drammatico è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 maggio, intorno alle 13 ora locale, le 12 in Italia. La scena è stata registrata anche da telecamere di sorveglianza mostrando il tragico percorso dell'autobus prima di cadere in acqua. La polizia locale ha confermato l'incidente e il coinvolgimento di numerose persone. Le operazioni di salvataggio hanno coinvolto squadre specializzate e mezzi navali. Purtroppo i servizi di emergenza hanno riportato almeno 4 decessi e 6 feriti. L'autista dell'autobus è stato arrestato e si è avviato un procedimento penale. Il governatore della città ha assicurato che i feriti hanno ricevuto cure immediate e che le autorità locali sono pienamente impegnate nell'assistenza e nel supporto alle vittime e ai soccorritori. La zona interessata è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni di soccorso.